Questo palazzo di giustizia è diventato la fortezza dell'antimafia da quando Falcone vi è entrato nel 79. Nato a Palermo, conoscendo alla perfezione i metodi della mafia, Falcone non sottovaluta i pericoli che lo minacciano. Strano parlare di emergenza a proposito di un fenomeno che è endemico rispetto a gran parte della popolazione siciliana. Dottor Falcone, abbiamo fatto nel settore delle inchieste su affari e politica, abbiamo fatto in questi anni dei passi avanti o dei passi indietro? Dove? In Sicilia o altrove? In Sicilia e altrove, ahimè. Ma c'è una maggiore consapevolezza dell'importanza del problema, cioè della necessità di indagare sui rapporti tra mafia e politica, o meglio, tra mafia e una politica che in realtà è affarismo, ma che si siano fatti notevoli passi avanti per la recisione di questi fenomeni, credo proprio di no, anzi direi che attualmente la situazione è particolarmente virulenta. Ci si è chiesti in queste ultime ore, ma c'è ancora speranza per Palermo? Lei poc'anzi diceva che non serve fare dell'antimafia superficiale di facciata. Ma certamente che c'è speranza. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Dottor Falcone, una domanda personale. Lei per molti anni ha lavorato come giudice istruttore a questo processo. Quando viene emessa una sentenza, come si sente un magistrato che ha rischiato anche di persona? Ma la naturale curiosità di attendere se il lavoro che è stato svolto riceverà o meno convalida conferma da parte dell'autorevole vaglio dibattimentale. Lei dice nel suo libro che in Sicilia si muore perché si è soli, già che lei fortunatamente è ancora fra noi. Chi la protegge? Questo significa che per essere credibile bisogna essere ammazzato in questo paese. No, io non dicevo questo. In alcuni licei di Palermo hanno anche fatto un suo ritratto, che abbiamo qui, che abbiamo visto. E sì, le leggo quello che dicono. Giovanni Falcone è un eroe. Costretto a vivere 16 ore su 24 in un piccolo ufficio di acciaio e cemento per lottare contro la mafia, non può assaporare i piccoli piaceri della vita quotidiana. È vero quello che dicono? Beh, diciamo che c'è molto di vero, sì, indubbiamente questo tipo di attività incide pesantemente sulla privacy, questo non c'è dubbio. Dottor Falcone, ora una domanda, se mi consente, di carattere personale. Lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia. È considerato dalle cosche un pochino il simbolo di questo stato da combattere, da colpire. Lei vive in sostanza blindato, ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No. Ma un magistrato per cosa accetta tutti questi timori, tutte queste paure che deve affrontare, questi rischi per sé? Ma io credo perché semplicemente fanno parte adesso della propria attività.
Ma è un bene più importante allora la difesa della giustizia rispetto dello Stato, rispetto a quello della propria persona? Beh, ma io credo che se si crede in qualcosa bisogna portare tutto fino in fondo. C'è stata una bambina a cui avevano dato il nome di Francesca. Un nome uguale a tanti, lontano da qualsivoglia presentimento. Anche nella sepoltura c'è dignità e malinconia. Comunque si muoia, le spalle reggono il cuore, seppure spento. E diventava riparo il mio sorriso di donna, che non è bastato al futuro, che non è bastato all'amore. Diventammo famiglia nel condividere il pane lievitato dalla necessità, in una terra altra, ugualmente tutti in esilio. Forse questo era amore. Io e Giovanni, nelle nostre ore di pace, quando seppur non si vedono le stelle, ci sentivamo protetti dalla fiamma dell'universo. E allora gli passavo le dita fra i capelli e avrei voluto farle scivolare sul cuore. Ma così, lievemente, da non sapere nemmeno di averlo fatto. Eravamo già frutti perfetti da consegnare alla storia. Così io penso di essere stata nella dimora della storia. In tal modo abitavo il suo cuore, semplicemente. Dov'è Giovanni? E io stessa, dove sono? Nel bianco sterminato dell'ultima veglia. Da sola, come sono coloro che lasciano la terra. Poco dopo, esanime, lo raggiungevo alle ore 22:58. Beh, nella mia posizione la paura è lasciare magari i bambini soli. Per uno scapolo è diverso, secondo me. Per l'uomo sposato la paura si gestisce in virtù della propria famiglia. Si ha paura di lasciarli soli, si ha paura di non avere la capacità di morire per una ragione valida. Chiunque fa questa attività ha la capacità di scegliere tra la paura e la vigliaccheria. La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato. Che certe cose richiedono un determinato tipo di impegno, certe altre un impegno maggiore, certe altre un impegno massimo. È inutile affrontare certi problemi senza essere preparato a spendere tutte quelle energie che i problemi richiedono. Allora è meglio
nemmeno metterci mano. Se sono stato, non dico costretto, ma se mi è stato richiesto di fare una determinata attività, non posso che attrezzarmi in quella determinata maniera. Altrimenti è inutile, altrimenti è meglio che si cambia mestiere. Ma lo Stato merita un tale impegno, un tale sacrificio. Per quale idea dello Stato lei sta lottando? Io non credo che ce ne siano diverse idee dello Stato. Più che lo Stato, io direi che è la società, di cui lo Stato non è altro che un'espressione. Ma sta lottando per che tipo di società? Per quel tipo di società che noi tutti vorremmo che ci fosse, cioè una società in cui fenomeni di questo genere non dovrebbero esserci. Una specie di esempio, di lezione quasi a noi occidentali? No, non intendo insegnare niente a nessuno, proprio a nessuno.